Niente male. Mi piace, mi piace. Ah, by the way, tra l'altro, dai, questo è solo per chi mi segue, è solo per chi mi segue che vede, non dico tutti i video, ma quasi. La macchina l'ho venduta la macchina, mi ha chiamato il signore di cui ho parlato ieri, il signore attempato, alla fine ha deciso di prendere, ha detto, ma sei sicuro Domenico? Sei sicuro, tre porte che puoi a scendere, a salire, fai fatica? No. Dai, mi sa che sarà l'ultimo video della serata, amici miei. Allora, è leggero, un video molto leggero. Allora, dovete sapere una cosa. Il mio primo istruttore, tra l'altro non mi ricordavo, mi è venuto in mente in questi giorni qua. Allora, avevo un libro molto bello. Chi è appassionato di karate, che viene a vedere i miei video, secondo me dovrebbe leggerlo. E avevo un libro che verso gli anni 2000, più o meno, mi ricordo che una mia amica, no? Che ho iniziato a fare karate, gli ho detto guarda ti presto questo libro che è veramente molto bello, e io a mia volta me l'aveva prestato e mi è venuto in mente tra oggi e ieri, no, mi è venuto in mente, cazzo, ma me l'aveva regalato, me l'aveva prestato Beppe, il mio primo istruttore di karate col quale ho fatto il primo anno. E poi questa, insomma, lui l'ha prestato a me, io l'ho prestato a questa mia amica e non mi è mai più tornato indietro. Infatti ce l'avevo lì, cazzo, quel libro lì è bello, no? E allora sapete che c'è? Nei giorni scorsi sono andato in libreria, ho preso un libro di Hemingway e poi gli ho detto io vorrei, so già che te lo devo ordinare perché quasi sicuramente non ce l'hai. E adesso vi faccio vedere il testo, questo. Lo Zen e la via del karate. È un testo bellissimo questo qua, bellissimo, e mi ha ispirato a manetta quando ero adolescente. Allora me l'ha prestato Beppe, me l'ha prestato, non avevo ancora testato il primo Dan, ero dopo tipo 3 anni che andavo a Milano ad allenarmi, forse ero primo Q, cintura marrone, qualcosa del genere. L'ho divorato questo libro, divorato, e non ce l'ho da 20, più di 20 anni, e oggi l'ho ricomprato, è bellissimo questo libro qua. L'autore si chiama Kenji Tokizu, è uno stile diverso, non è Shotokan, è un altro stile, però è molto bello, ci sono dei contenuti. Allora, non imparate il karate da questo libro, però dà degli spunti di riflessione, bellissimi. Poi ci sono un sacco di citazioni, parla di Miyamoto Musashi, Yagyumune Nori, Itosai, sono maestri di scherma di secoli addietro giapponesi che hanno scritto delle cose in base alle loro esperienze e dà degli spunti, diciamo, di riflessione di quello che è un certo tipo di atteggiamento mentale che dovrebbe avere qualsiasi individuo che pratica le arti marziali, diciamo così. È una lettura molto consigliata, molto consigliata. Kenji Tokizu, vi faccio rivedere. Poi ci sono varie edizioni, questa credo che sia Mondadori. No, non è Mondadori questa. Sugarco, vabbè. Comunque sono equivalenti, non è... lo rileggerò con grandissimo interesse. Cose ritrovate. L'avevo detto che sarebbe stato un video leggero, ogni tanto faccio video leggeri.
Non credo di fare altri video, amici miei. Una buona serata e una buona notte a tutti voi. Ciao.